Ci sono tre tipi di bugie, le bugie, spudorate e le statistiche. Mi piace ricordare questa frase che è inserita a mo' di cesello nel libro di Armando Mazzarenti e Antonietta Mira, La pandemia dei dati e col vaccino, Mondadori Università, da cui parte questo dibattito, perché individua l'importanza delle pandemie. E in questo momento in cui una pandemia ha assorbito praticamente le nostre vite, i dati che ne vengono tratti sono dati che sono non dati una valanga, sono dati spesso falsi e sgangherati, creano delle fake news, creano delle situazioni di infodemia, come si dice in gergo tecnico, e insomma sormontano la realtà molto spesso. Quindi il modo per dobbiamo trovare un modo per cercare di combattere questa tracimazione. E lo faremo attraverso questo pubblico dibattito con degli ospiti pregiati e partendo da questo libro, appunto, i cui autori sono appunto Armando Mazzarenti, che oltre ad essere un pregiato collega giornalista, è quindi stato direttore dell'Inserto Cultura del Sole 24 Ore, insomma, ha una vasta esperienza nei quotidiani, e è anche filosofo della scienza, quindi è direttore della colonna Scienza e Filosofia di Mondadori. Ed è notissimo nell'ambiente, ma non solo, anche tra i profani, per un saggio che è diventato un piccolo culto, che era il saggio del nano, credo ormai nel 2015-2016. E benvenuto. Poi c'è Antonietta Mira, che è il Deus ex machina di tutto questo dibattito, che è professore di statistica, ha una doppia vita tra Svizzera italiana e l'Insubria, dove insegna, sia da una parte che dall'altra, vice professor, insomma, un curriculum lungo come un'anaconda, quindi non sarei neanche qui a parlarne, però è importante che vi dica che lei è membro dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere della Commissione Federale Svizzera di Statistica, quindi proprio di dati di statistica parliamo qui. Benvenuta la professoressa Mira, grazie. Poi parleremo con Guglielmo Fiocchi, che è founder e managing partner di FNP for Biz, che è un fondo di private equity molto, molto noto. L'ingegner Fiocchi ha una vastissima esperienza nelle multinazionali come CEO, ma soprattutto ha una grande frequentazione di dati, di statistiche e di industria. Se non sbaglio, giusto per citare, mi ricordo l'esperienza di Pirelli Tire come amministratore delegato ed è stato direttore generale di soggetti, quindi componentistica meccanica. Automotive, insomma, è uno spettro a 360 gradi di tutto quello che riguarda la produzione industriale italiana. E benvenuto anche l'ingegner Fiocchi. E poi ultimo, ma non ultimo, mi piace introdurre il professor Furi Onsel, che tutti noi conosciamo perché, oltre ad essere stato sindaco di Udine, uno dei migliori sindaci di Udine degli ultimi anni, a mio parere, ma insomma, è un parere diffuso, è matematico, quindi è professore di teoria degli automi all'Università di Udine, è stato rettore dell'università, insomma ha anche lui un curriculum spaventoso che non sto qui a raccontarvi, che spazia tra i quattro angoli del globo, e poi riesce ad applicare proprio la statistica, i dati matematici e l'allegria della matematica per certi versi anche alla mestizia della politica, poi ne parleremo. Quindi io comincerei con la professoressa Mira, vorrei chiedere, partire da questo libro. Il libro si intitola, appunto, ripeto, La pandemia dei dati, ecco il vaccino, Mondadori Università. Uscirà, credo, tra poco, poi ci dirà Mazzarenti e la Mira, ce lo diranno quando. E capire che cosa si intende, professoressa, per pandemia dei dati innanzitutto, cosa c'è di sbagliato nella pandemia dei dati in un periodo in cui la pandemia avvolge tutte le nostre coscienze e la nostra società, e poi soprattutto qual è il rimedio possibile. Voi pensate al pensiero critico, spiegheremo anche che cos'è il pensiero critico, il rimedio possibile per evitare che i dati falsi sopravanzino la realtà. Prego. Grazie Francesco, grazie a tutti voi che siete collegati, grazie al Festival della Statistica e della Demografia che ci ha dato questa opportunità di fare questa chiacchierata partendo dal libro che dovrebbe uscire verso metà ottobre. Beh, come hai detto bene anche tu, accanto alla pandemia da coronavirus sta dilagando quella da coronadati. È ugualmente infettiva, forse letale. Intere pagine di quotidiani, ore di conferenza stampa, talk show, chat, tweet, pagine Facebook e siti web sono inondati di coronadati. E la domanda è come riuscire a stare a galla in questo mare magnum.
La risposta che diamo in questo libro, che inizia proprio più o meno con queste parole, è che il salvagente è fornito dalla scienza dei dati, che è uno degli ambiti decisivi per lo sviluppo umano e per la crescita economica della società contemporanea. Ed è anche uno degli ambiti più promettenti per la creazione di nuovi posti di lavoro. Ce lo ricorda Al Varin, che è il Google Chief Executive, che ha detto che la scienza dei dati, in cui la statistica fa parte, insieme alla matematica, all'intelligenza artificiale, è il lavoro più sexy del XXI secolo. Ecco, nel libro, partendo dai coronadati, i dati generati dal coronavirus, cerchiamo di fornire degli strumenti che permettono al lettore di orientarsi nella straordinaria ricchezza del mondo dei dati, quelli che si chiamano big data, quelli che noi stessi generiamo ogni giorno nel momento in cui affidiamo le nostre vite alla tecnologia. E l'idea è che man mano si procede nella lettura, si sviluppano quegli anticorpi che ci rendono immuni dalla trasmissione fallace di dati e di notizie, e che ci aiutano ad orientarci nel mare magnum non solo dei coronadati, ma anche di questi big data. E la scommessa è che questo vaccino, una volta inoculato attraverso il libro, resti col lettore per sempre, in modo da dargli delle competenze di base che noi delineiamo nel pensiero critico, oltre che nella scienza dei dati e nella probabilità. E attraverso questo pensiero critico, l'idea è di formare dei cittadini più consapevoli e più partecipi alla vita, perché alla vita della comunità, della società, proprio perché la capiscono meglio attraverso una lettura più consapevole dei dati. Ecco, nel libro cerchiamo anche di fare chiarezza su una serie di termini statistici ed epidemiologici che stanno entrando nelle conversazioni di tutti i giorni. Tra i balconi, durante il lockdown, si parlava di specificità e sensitività di un test, sia questo un tampone nasofaringeo o un test sierologico, di prevalenza e di incidenza di una malattia, o della differenza che c'è fra R con 0 e R con T. All'inizio si parlava di R con 0, poi è emerso questo R con T, che non è altro che R con 0 non è altro che R con T con T uguale a 0. Ecco, spieghiamo un po' questi concetti. E parliamo magari anche delle gaffe che degli assessori hanno fatto, magari presi all'entusiasmo, quando R con 0 è sceso sotto 0,5, e hanno affermato che in quel caso, allora, per venire contagiati bisognava venire in contatto contemporaneamente con due persone infette. Ecco, non è proprio così, e cerchiamo di far chiarezza su questi temi. E poi parliamo di falsi positivi, falsi negativi e di false notizie, di agenzie di stampa che certificano le notizie attraverso degli strumenti molto all'avanguardia come il blockchain, di bugie blu, come hai ricordato tu, e di illusioni cognitive. Facciamo un po' anche un elogio all'umiltà socratica e all'equilibrio comunicativo di tanti scienziati che in questa situazione, dove i dati sono stati raccolti non come uno statistico si aspetta che vengano raccolti i dati, cioè attraverso un campionamento, ma sono dati osservazionali, cioè semplicemente ci si limita ad osservare quanti casi ci sono, quante persone sono guarite. Ecco, davanti a questi dati lo statistico ha un po' le mani legate, perché questi dati danno un'immagine della realtà che non è veritiera. Ci sono degli strumenti per correggere una volta che si è consapevoli che ci sono, per esempio, dei ritardi nella registrazione di questi dati, che questi dati non sono raccolti in maniera uniforme nei vari paesi. Basta pensare alla differenza del decesso con coronavirus o per coronavirus, di cui tanto abbiamo sentito parlare nelle conferenze stampa che ci hanno accompagnato per più mesi delle 6 del pomeriggio. E poi è emerso che questa differenza da e per coronavirus, che sembrava un po' tranquillizzarsi, che non tutti i decessi erano dovuti a decessi per coronavirus, erano semplicemente persone che magari avevano delle fragilità pregresse dovute a comorbidità o altre patologie, erano persone più anziane, più vulnerabili. Poi di fatto è emerso che un'altissima percentuale dei decessi era effettivamente per coronavirus e non solo con coronavirus. E poi nel arrivo faremo
o facciamo a quattro passi nel paese del reverendo Thomas Bayes, siamo all'inizio del 1700, per poi spostarci nel paese di De Finetti, che vive circa 200 anni dopo. De Finetti è uno dei più grandi probabilisti italiani. E usiamo un po' questa idea di opinioni a priori che stanno alla base dell'impostazione soggettiva alla probabilità, di cui Bayes e De Finetti insieme ad altri sono stati dei grandissimi esponenti, per far capire che nella statistica non entrano solo i dati, ma si possono far valere anche delle opinioni che le persone si sono formate sulla base delle loro esperienze, sulla base di altri dati che sono stati raccolti altrove. Per esempio, all'inizio dell'epidemia, quando i dati erano pochissimi in Italia, era difficile fare previsioni, perché con pochi dati le previsioni non sono facili, soprattutto se i dati, come dicevo prima, non sono raccolti non attraverso un campionamento statistico, ma sono dati osservazionali. Però c'erano a disposizione i dati della Cina, e allora magari da quello che abbiamo visto in Cina possiamo imparare e per fare delle migliori previsioni sui gli scenari futuri in Italia. Ecco, questo imparare dall'esperienza passata o da altri che sono iniziati, hanno iniziato la pandemia prima di noi, ce lo permette questa impostazione soggettiva alla probabilità e quindi all'inferenza statistica, l'impostazione che ha alla base il teorema di Bayes e che vede in De Finetti un grossissimo esponente. Ecco, io sentirei anche, professoressa, scusami, che così diamo la parola a tutti e poi riprendiamo un attimo le file del discorso, partendo sempre dal libro, poi gli altri due ospiti li terrei più a terra su dei dati concreti riferiti alla realtà fattuale. Però volevo sentire Armando Massarenti, voi nel libro, più che voi Giorgio Parisi, che anche lui parlavamo di grandi probabilisti, è presidente dell'Accademia Lincei, uno dei maggiori probabilisti italiani, che nella presentazione del vostro libro dice che i dati sono come il dio di Delfi, no? Cioè non nascondono, non dicono, ma indicano, quindi ci vuole una buona interpretazione sempre. Allora volevo chiedere a Massarenti di partire da questo concetto e capire quanto il pensiero critico ha a che vedere con la buona interpretazione, che cosa intendiamo noi per pensiero critico e nella pratica cosa faresti tu per combattere, come per porre l'argine ai coronadati e a tutto quel che viene fasto ne consegue. Ma guarda, l'idea del libro è proprio questa, è quella che il pensiero critico, che è una proposta che io peraltro ho fatto anni fa, proprio come direttore del Domenicale, avevo proposto di insegnare il pensiero critico insieme a quella che si chiamava allora cittadinanza e costituzione, che adesso è ritornata ad essere l'educazione civica. Tra l'altro, in apertura delle scuole, adesso è uno dei temi abbastanza spinosi e di grande attualità, cioè cosa insegnare ad educazione civica. Per me bisogna insegnare il pensiero critico, ma proprio nel termine in cui lo trattiamo nel libro, tra l'altro con anche una certa dose di divertimento. Tu prima ricordavi il mio vecchio libro Il lancio del nano, che già fin dal titolo, pur trattando di temi serissimi, aveva un titolo buffo che attirava l'attenzione, che era già una piccola storia, una microstoria. Ecco, questo libro è pieno di microstorie illuminanti dal punto di vista del ragionare bene. Siamo partiti, ad esempio, per spiegare i falsi positivi e falsi negativi, da una scuola che riparte con tutti promossi. Dove sono i falsi negativi in una scuola di tutti promossi? Ne approfittiamo per spiegare bene questo concetto, su cui spesso, semplicissimo, per carità, su cui si fa molta confusione. Quindi il pensiero critico non pensiamo che sia una cosa tanto complicata. Noi dobbiamo anzi partire da dei temi e da degli esempi di una semplicità assoluta. Per esempio, andiamo a scuola e chiediamo ai ragazzi di dirci che probabilità ci sono che nella loro classe, supponiamo che sia fatta di 23 persone, ci siano due persone che compiono gli anni lo stesso giorno. No? Una domanda semplice, no? Ecco, già questo implica un ingresso del pensiero critico, perché quasi tutti daranno una risposta sbagliata, cioè tenderanno a sottovalutare le possibilità, le probabilità di questo. Sappiamo che con 23 persone c'è già la probabilità del bene del 51%, se poi saliamo a una classe di 30 persone è il 70% che due alunni abbiano. Ecco, queste cose sono controintuitive,
ma sono molto utili. Ora, Giorgio Parisi nella sua introduzione fa degli esempi ancora più semplici sulle divisioni, sul fatto che siamo incapaci, a volte anche come giornalisti, anche nel fare i titoli dei giornali, di fare delle semplici divisioni. Quindi abbiamo una responsabilità anche noi nel campo dei media a non confondere le acque, no? Insomma, a cercare di fare delle operazioni anche molto semplici. Però possiamo farlo anche divertendoci, appunto. Già il paradosso dei compleanni è una cosa abbastanza divertente, no? Uno quando la capisce poi gli rimane, perché gli rimane impressa e sa fare meglio certi semplici calcoli. Il libro, devo dire, Antonietta, l'ho già presentato molto bene in tutti i suoi aspetti di fondo, anche spiegando bene gli esempi e soprattutto lo spirito che ci ha animato. Deve servirci a vaccinarci, perché non è facile. Cioè, qui siamo di fronte a qualcosa di molto profondo a livello, cioè, così come col coronavirus, siamo a livello di immunologia, di fronte a qualcosa di molto difficile, una sfida molto difficile, quella del vaccino. Il vaccino mentale, anche se parte da esempi semplici come quelli che ho fatto, deve costituire qualcosa di molto importante nei nostri processi formativi, cioè a scuola, ma anche più in generale per la cittadinanza. E spingerci a guardare i dati in una maniera, appunto, da non essere, in maniera da non essere ingannati. Ora, qui entrano in gioco tante discipline, in realtà, che poi devono essere portate a qualcosa di spendibile, appunto, in un insegnamento, in una semplice proposizione dei temi che ho detto. Ma abbiamo la teoria delle probabilità, che è già di per sé una storia affascinante dal punto di vista della storia delle idee, ma abbiamo anche le grandi scoperte che sono state fatte nell'ambito delle scienze cognitive negli ultimi decenni, diciamo nell'ultimo mezzo secolo, che ha portato tra l'altro anche all'assegnazione di premi Nobel a psicologi che hanno vinto il Nobel per l'economia. Questi psicologi, parlo di Kahneman, Tversky, parlo di Taylor, che l'ha vinto solo tre anni fa, neanche tantissimo tempo fa. Kahneman l'ha vinto invece, Tversky in realtà era già morto, quindi l'ha vinto solo Kahneman, ma nel 2002. Ma c'è una lunghissima tradizione in cui le teorie della razionalità, che sottendono molti dei ragionamenti probabilistici, sono state sottoposte ad una serie di esperimenti psicologici che hanno fatto capire quanto noi spesso ci discostiamo dalla correttezza del ragionamento matematico e probabilistico. Anche questa è una miniera, noi ne facciamo diversi di questi esempi nel libro, una miniera di esempi anche piuttosto divertenti, piuttosto sorprendenti, veri e propri paradossi, che fanno sì che dobbiamo stare attenti, insomma, nel fare una serie di ragionamenti. Per esempio, c'è il paradosso più famoso di Kahneman, è quello della congiunzione. Se noi raccontiamo una storiella in cui ci sono tanti elementi, c'è una tizia che ha fatto una certa cosa nella gioventù, poi ha fatto una certa cosa, si chiede la probabilità che sia un certo tipo di persona piuttosto che un'altra, noi ci facciamo prendere dalla storia e magari una storia che ha tre elementi ci sembra più probabile di una storia che invece ne ha uno solo, quando è evidente da un semplice calcolo che se congiungiamo vari elementi è meno probabile che stiano tutti insieme, no? Quindi tu parlavi prima di bugie, no? Delle bugie di Mark Twain, quel genio assoluto che tra l'altro sì, ecco, il cui spirito un po' aleggia nel libro, perché che appunto diceva, cioè, ci sono tre tipi di bugie, le bugie sfrontate e le statistiche. Facciamo riferimento, a proposito, tu accennavi anche alle fake news, e qui è importante capire molto bene cosa ci dicono le scienze cognitive, abbinato altro ingrediente del pensiero critico del nostro vaccino. Ci sono le bugie blu, cui un po' accennato anche Antonietta prima. Le bugie blu sono le bugie alla Trump, no? Cioè sono delle cose talmente, ma ancora più spudorate delle statistiche, cioè nel senso che le statistiche, poi era una battuta quella di Mark Twain, in realtà le statistiche non mentono, è il modo in cui noi possiamo presentare i dati che può accentuare o meno, e con degli effetti, per esempio, tra l'altro tornando a Kahneman, altri esempi che facciamo sono quelli del framing, a seconda di come noi presentiamo un assetto decisionale, tant'è che Taylor, l'altro premio Nobel, è un architetto delle scelte. Ecco, diventare un po' tutti per le nostre scelte personali degli architetti delle scelte è qualcosa che sarebbe un grande progresso, credo, ed è utile ed è necessario, tanto più che appunto i dati, i famosi dati di cui
di cui diceva Antonietta, siamo noi a fornire i dati continuamente con i nostri comportamenti. Ecco, nel fare questo però finiamo per essere in parte manipolati. E le fake news, cui tu facevi riferimento, sono spesso delle bugie blu alla Trump. Cioè sono delle bugie dove conta più non il fatto che uno pensi davvero che quella sia una cosa sostenibile, ma il fatto che una bugia plateale costituisca un collante per una certa comunità di individui, che è ben disposta e ben disponibile. Ecco, questo rimanda a un'altra cosa che di cui dobbiamo essere consapevoli nel nostro armamentario, quando parliamo anche di cultura digitale, nelle scuole, che è quello di riuscire a capire, a trovare delle strategie per uscire da questa polarizzazione delle posizioni che è indotta da questi meccanismi. No? Cioè, bugie blu cosa significa? Che io creo una situazione amico-nemico, no? Dove ci sono quelli che sostengono una certa cosa, danno contro altri, dicono delle nefandezze, delle cose false, ma ci sono delle comunità che sono ben disposte. Ecco, dentro molti hanno scritto libri, sono molto interessanti. Noi diciamo che teniamo un po' conto delle due posizioni fondamentali sulle fake news. Una è quella di attaccarle fin dall'origine dicendo la verità, semplicemente, che è una cosa molto utile e che il buon giornalismo dovrebbe sempre fare. L'altra però è anche renderci conto che a volte, anche dicendo la verità, lo svantaggio può essere forte. Di fronte alle bugie blu c'è un forte svantaggio. Questo svantaggio dipende proprio da come è fatta la rete. Cioè la rete ci mette di fronte a uno scenario in cui si polarizzano le posizioni, esistono le cosiddette echo chamber, dove io come consumatore, io che peraltro fornisco i miei dati continuamente, vengo continuamente accarezzato e consolidato nelle mie scelte e nei miei gusti, no? Cioè mi si danno continui suggerimenti e mi si iscrive e si fa sì che io finisca in gruppi di gente che la pensa come me. Ecco, questa è la morte del pensiero critico, quindi di nuovo la necessità di formarlo. Oltre ai due autori fondamentali di cui parlava Antonietta prima, ne citerei un terzo. I due fondamentali sono De Finetti, che peraltro anche sul piano educativo è utilissimo per capire una cosa. Noi non dobbiamo insegnare la matematica a scuola, anche questo fa parte del pensiero critico e di come ormai da più di un secolo si fanno esperimenti per capire quando si insegna il pensiero critico se funziona o meno. Il pensiero critico funziona soprattutto se lo si immette nel sistema educativo a partire dai problemi, da problemi comprensibili che riguardano la realtà delle persone, la realtà degli studenti, e quindi gli strumenti anche matematici devono essere di quel tipo. Oltretutto noi dobbiamo insegnare una matematica non della certezza, ma una matematica del plausibile, che è appunto la matematica delle probabilità. E anche qui lo dice bene De Finetti, lo dice bene anche un altro grande studioso di probabilità che è Guy Garenzer, che dice appunto noi dobbiamo insegnare, perché altrimenti creeremo, lo aggiungo io questo, degli odiatori della matematica, no? Cioè, quando noi presentiamo la matematica in maniera troppo astratta, molte persone se ne allontaneranno, tipicamente questo succede. Però il pensatore a cui alludevo io era in realtà Popper, che è un altro appunto che ci ha aiutato moltissimo a capire come funzionano certi ragionamenti e come funziona appunto il pensiero critico. Popper alleggia anche lui nel libro in varie situazioni, non solo come filosofo della scienza, ma perché il suo principio, per cui dobbiamo sempre stare attenti a guardare anche le opinioni che non condividiamo, cioè quella vecchia battuta di Altan, mi vengono in mente solo opinioni che non condivido. Bene, a volte è un bene, perché se ci vengono in mente solo opinioni che condividiamo, non siamo delle persone particolarmente critiche o attente a come stanno veramente le cose. Non dobbiamo chiuderci in una bolla, in una camera di compensazione dove vediamo solo le cose, e quindi suggeriamo tutta una serie di esercizi anche per navigatori della rete che servono appunto a uscire da queste trappole. Insomma, le trappole cognitive sono ovunque, fanno parte della nostra natura, gli scienziati cognitivi, gli psicologi ci hanno spiegato bene in cosa consistono tutti questi bias da cui dobbiamo guardarci. Il pensiero probabilistico nella sua storia ci ha aiutato a superare molti di questi bias, altri li supera se si appunto si allea con questi
meccanismi che ci hanno raccontato appunto gli scienziati cognitivi. Ecco, tutte queste cose, scusate, dette così sembrano difficili, forse anche un po' pesanti, ma se tu hai in mente lo spirito del lancio del nano, o comunque quello del paradosso dei compleanni, poi ci sono tanti altri paradossi di cui parliamo nel libro, il paradosso dell'impossibilità di Arrow, il paradosso del paretiano liberale, perché è difficile, è impossibile, anzi, mettere insieme in certe situazioni principi di efficienza e libertà, eccetera. Insomma, ci siamo divertiti a far lavorare il cervello su cose anche molto divertenti. No, no, il libro è estremamente divertente, ti ringrazio Armando. E io chiederei al professor Onsel, appunto partendo da questo concetto di inciampo in dati falsi, falsificatori della realtà, mi viene in mente giornalismo, più che giornalismo, no, anzi giornalismo reticolare di Charles Beckett, diceva appunto che con questo giornalismo a rete, con la possibilità per tutti di accedere a tutte le fonti di informazione, di creare essi stessi delle nuove fonti di informazione, non si riesce più a distinguere il vero dall'inverosimile. Quindi che è un vecchio concetto di Eliot, ma questo è una cosa che affonda nei tempi. Allora volevo dire, chiedere al professor Onsel, riportare tutto a terra, avendo questa sua doppia giacca da matematico, da studioso intellettuale, ma anche da politico, volevo capire, noi parlavamo prima di sentirci, ci siamo scambiati due battute via mail, sul fatto per esempio che esistano dei sondaggi che noi stessi, noi giornalisti, utilizziamo tutti i giorni, facciamo l'esempio del sondaggio dei sindaci o dei governatori. Quanto mi fece soffrire, no, questo sondaggio, no, dove ecco, diciamo il sondaggio, mi scusi, del Sole 24 Ore, dico io che... no, io non volevo dire il nome. Io lo dico, mi prendo la responsabilità io, il Sole 24 Ore. No, ecco. E appunto io ero sindaco, tra l'altro è difficilissimo avere una popolarità maggiore del 50%, no? E usciva questo periodicamente ogni anno questo sondaggio con i decimali, no? E effettivamente mi ricordo che un anno, io non so, mi aggiravo intorno al 53%, guardavo quelli che arrivavano al 70% come appunto sindaci inarrivabili, e l'anno dopo ero sceso di 2 punti percentuali, insomma. Tutti i giornalisti mi cercavano chiedendomi se ci sarebbe stato un rimpasto in giunta, se c'era crisi, volevo dimettermi, e io invece dissi, ma no, scusate, andiamo a vedere di questo sondaggio quanto è grande il campione. Ebbene, il campione era 500 persone, adesso probabilmente intervistate telefonicamente, delle quali molte non hanno risposto, ma posto anche che tutte avessero risposto, se andiamo a fare appunto un modello, diciamo, standard, l'errore sarebbe 1 su la radice di 500, che più o meno, diciamo, è un errore. E già qui, quando l'intervistatore televisivo gli disse che era 1 sulla radice della numerosità del campione, mi tolse la parola, e quindi io non riuscii a spiegare che in realtà era più o meno 4%. E dunque, tra l'altro, questo, se uno va a vedere bene la statistica, non solo l'errore è più o meno del 4%, e quindi tutti quei punteggi con i decimali non avevano assolutamente nessun significato, ma diciamo era una mera fluttuazione statistica la mia popolarità. E per di più, diciamo, se uno va, diciamo, a studiarsi il calcolo delle probabilità e la statistica, che tra l'altro poi io ho imparato da quello che era il fratello di Letta, che era un probabilista italiano quando ero studente a Pisa, e uno va a vedere che quel ragionamento è corretto al 95%. Quindi, diciamo, c'è sempre un 5% di margine di errore, che anche quell'errore statistico sia completamente, diciamo, sbagliato. Però dei dati noi ci dobbiamo usare. Anche quando ero rettore, io mi ricordo due momenti molto importanti, perché dei dati c'è molto bisogno. E uno di questi era proprio al periodo delle iscrizioni, andare a vedere l'andamento, diciamo, delle iscrizioni per cercare di pianificare, diciamo, le risorse, o anche cercare di intervenire magari riorientando, diciamo, l'interesse degli studenti. E qui appunto avere dei dati giornalieri, avere una buona raccolta di dati sulle iscrizioni era, diciamo, molto importante. Un'altra cosa era la stima appunto su quella che è l'invecchiamento della popolazione. Da questo punto di vista, io ero rettore all'inizio degli anni 2000, e già era molto chiaro che ci sarebbe stato un calo
forte degli studenti, un calo forte degli studenti dovuto, diciamo, alla denatalità, e quindi tanti, diciamo, progetti, anche la sostenibilità economica, diciamo, di tante iniziative, noi l'avevamo in qualche modo pianificata. Ma innanzitutto mi lasci ringraziare appunto Antonietta Mira, il Festival Statistic Hall per questo evento. Tra l'altro, De Finetti, io lo conobbi negli anni 70 perché facevo le gare matematiche, e De Finetti organizzava queste gare matematiche. Adesso sono popolarissime, no? Le fanno in tutte le scuole, c'è la scuola normale, ma all'epoca invece non erano tanto popolari. Mi ricordo che perdevamo dalla Mongolia esterna quando andavamo a fare le Olimpiadi di matematica, perché, diciamo, la matematica non era molto, molto popolare. E lui, insomma, ci teneva e organizzava appunto la selezione nazionale. Mi ricordo a Roma, dove c'erano le selezioni, diciamo, locali, poi uno ci andava. Personaggio De Finetti, diciamo, anche piuttosto, non solo, diciamo, geniale, ma anche sotto profilo politico. Qui non lasci dire, se uno legge, diciamo, i suoi primi articoli, anche quello sul probabilismo, no, c'è una chiosa, un finale che è molto, diciamo, marcato da quella che era l'ideologia del tempo in Italia, no, nel 1931. E questo, diciamo, fa un po' riflettere. Ogni tanto, diciamo, bisognerebbe anche fare delle riflessioni sulla storia dell'Italia. Lo dico sempre da un punto di vista, diciamo, politico, e non entro ulteriormente nel dettaglio, ma forse, diciamo, tutti hanno capito, e forse, diciamo, tutti dovrebbero andare anche a vedere. Ma in realtà, io, proprio per cercare di far capire ai cittadini che, cioè, o perlomeno di dare ai cittadini uno strumento per vaccinarsi, appunto, come dice Antonietta, da quelle che sono le manipolazioni statistiche di ogni genere, avevo sempre cercato di promuovere la giornata del Pi greco quando ero sindaco, il Pi Day, no? Il 14 marzo, no? Dove appunto nelle piazze cercavo di sfatare buona parte dei paradossi, perché in realtà anche solo ragionando sulla percentuale, no? Le faccio un piccolissimo esempio che poi magari viene registrato, no? C'è quell'esempio dove uno ha un chilo di funghi, no? I funghi hanno, diciamo, sono per il 99% d'acqua. Allora li lascia essiccare e dopo un po', insomma, dopo una settimana li ripesa, è rimasto mezzo chilo, no? Rispetto al chilo iniziale. Allora uno si domanda, ma adesso quant'è, diciamo, la percentuale d'acqua? Ecco, e la cosa, se uno fa il conto, guardi che nessuno a bruciapelo lo può rispondere, se uno fa il conto, il peso è diminuito della metà, e la percentuale d'acqua è al 98%. E uno penserebbe appunto che la percentuale d'acqua sia minima, e invece, diciamo, è ancora molto molto alta. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che la matematica poi alla fine funziona, la statistica, soltanto se ci si riflette. E quindi tantissimi aspetti, no, di questa nostra anche vita sociale, digitale, telematica, politica, che è fatta, diciamo, con tempi, chiamiamoli televisivi, per usando, diciamo, una vecchia metafora, no? E fanno sì che effettivamente non ci sia il tempo. Non ci sia il tempo per ragionare, non ci sia il tempo per riflettere. Eppure, diciamo, c'è bisogno di dati, c'è bisogno di riflettere, c'è bisogno di contare. Da sindaco, per esempio, una delle cose più importanti per me era proprio misurare quello che è anche un indice che è stato, diciamo, che è dovuto a un italiano, no? Che è a Gini, no? Proprio perché una delle caratteristiche delle nostre società è quella che, pur diventando in media, no? Alla trilussa, cioè tutti stanno meglio, però in realtà le differenze, le disparità crescono. E allora come misurare queste, diciamo, disparità che ci sono? L'indice di Gini permette di misurarlo, ma per misurare l'indice di Gini normalmente è difficilissimo, perché i dati non sono omogenei, alcuni sono presi a livello di provincia, altri sono presi a livello di comune, altri sono presi a livello di nazione, e alla fine non è molto molto complicato scoprire qual è l'indice. Allora io avevo trovato un modo, e questo glielo dico proprio, che avevo proprio imparato dai colleghi medici, che era misurare l'indice che si chiama DMFT, cioè un indice odontoiatrico,
nei bambini, no? Andando a vedere qual è, diciamo, su tutti i bambini della prima elementare, qual è la loro condizione odontoiatrica. Cioè DMFT vuol dire decayed, no? Cariati, missing, oppure mancanti, o filled, piombati, no? I denti piombati. E quello che scoprì è che, sebbene appunto in media stessimo tutti bene, c'erano differenze abissali tra scuole che distavano anche di 100 metri, proprio perché appunto queste rappresentavano scuole che facevano riferimento a comunità, diciamo, molto, molto diverse. E quindi poi gli interventi, proprio con questo indicatore che gli statistici amano molto e chiamano indicatori proxy, no? Cioè approssimati, però appunto io credo di essere riuscito ad intervenire. A me piaceva molto come affermazione, appunto, quella che gli inglesi dicono count what is measured, no? Però poi in realtà bisognerebbe dire forse measure what counts, o forse ancora, diciamo, più drammatico è che è proprio what you measure counts, e quindi quello che misuri poi alla fine è ciò che conta. Mi sono divertito su questi piccoli chiasmi, perché la cosa che più, diciamo, mi ha affascinato del libro era proprio quella sorta di figura retorica, no, che è il titolo, no? Invece di dire i dati della pandemia, Armando e Antonietta ci hanno, diciamo così, fatto il primo sgambetto, che non riuscivo a classificare, no, quando hanno detto la pandemia dei dati, non sapevo cos'era, un chiasmo, era una... alla fine mi sono assestato per una ipallage. No, dico questo, no, non perché voglia, diciamo, creare un problema sulle figure retoriche, ma perché in realtà mi ricordo che c'era un matematico, credo fosse Paulus, il quale diceva che tutto sommato la statistica è un esempio di figura retorica, diceva la figura retorica della sineddoche, cioè della parte per il tutto. Esatto, io poi mi è interessantissimo e molto divertente ovviamente la produzione del professor Onsel, che ringrazio. Mi viene in mente di chiederle, ma proprio a bruciapelo, quali sono le conseguenze nefaste proprio dei polli di Trilus sulle tax expenditure, sul reddito di cittadinanza, sui 600 euro, sulle minutaglie delle nostre piccola politica di oggi, insomma. Ma no, ma io le dico, il problema più grave è che, vede, la Corte dei Conti gioca sempre con la partita doppia, no? Se ce la contano le cose in tutti i modi possibili, alla fine... Però se noi andiamo a vedere, prendiamo il recovery fund, no? Che prima o poi, diciamo, dovrà arrivare, certo. Quando pensiamo di poter vedere se effettivamente questo recovery fund è stato speso? C'è una latenza nei tempi di intervento, no? Per cui noi misuriamo sostanzialmente che quelli, i soldi che sono stati cosiddetti impegnati, ma poi quelli effettivamente liquidati. C'è una stima che la media per la liquidazione è a 4 o addirittura 5 anni. E allora, capisce, io ho l'impressione che alla fine qui, mentre Trilusa c'era almeno uno che aveva mangiato due polli, io temo che qui alla fine non mangia nessuno. Non ci siano neanche i polli. E aspettano appunto di trovare il modo per darli almeno a qualcuno. La ringrazio, professore. E volevo parlare con l'ingegner Fiocchi, perché abbiamo parlato appunto, passiamo al recovery fund e quindi alle conseguenze sul sistema produttivo italiano di un certo tipo di pandemia dei dati, no? Prima si parlava, il professore ha citato un indice per misurare la realtà, questo tipo di realtà. Io l'indice più econometrico, più adatto, forse sia il PFP, l'indice di produttività totale dei fattori, che è quello che è sempre comunque ci differenzia dagli altri, che è il parametro con cui lo Stato misura il rapporto con le proprie industrie. E quindi da qui volevo partire, cioè noi ce l'abbiamo sempre bassissimo rispetto alla Spagna, alla Germania, ma ormai è diventato un referente comune. Allora volevo dire, ingegner Fiocchi, lei come la vede questa cosa qui? Cioè la pandemia dei dati influisce sul nostro sistema produttivo? In che modo l'ha fatto? In che modo lo farà con il prossimo Recovery Fund e con la pioggia di soldi che ci arriverà presumibilmente dall'Europa? Si parla di 209 miliardi e che presumibilmente non riusciremo a spendere, ma questo lo dico io, spero di sbagliarmi. Allora, buongiorno a tutti. Il tema fondamentale, come sempre, è quello di sapere leggere i dati, interpretarli e leggere i numeri importanti, come è stato appena detto. Spesso nel business si aggiunge una frase che è: tu puoi migliorare solo quello che puoi misurare, giusto per andare avanti sul filone. Quello che sta succedendo e che è successo in tutti questi mesi è molto simile nel business e nel mondo, chiamiamolo, sanitario. Cioè una marea di dati, una marea di numeri
e anche una marea incredibile di interpretazione di questi dati. E nel nostro mondo culturale di industria fatta da piccole e medie industrie, le famose PMI italiane, questo ha un effetto, secondo me, ancora maggiore. Cioè noi culturalmente, la nostra industria è abituata a gestioni fatte dall'imprenditore, magari un po' distinto, usando pochi numeri. Sono stati sistemi, metodi di successo perché l'azienda è stata fondata, è stata cresciuta, e però nel momento in cui si arriva ad avere delle grosse crisi, il fatto di non avere l'abitudine a prendere decisioni basate sui dati può essere molto pericoloso. Questo ha scatenato in alcuni casi delle reazioni di panico, improntate a una visione totalmente pessimistica, perché il fatto di non leggere i dati fa sì che si possa reagire bianco o nero, mentre invece è molto un tema di graduazione delle reazioni. Dall'altra parte, gli aiuti governativi, che sono stati correttissimi e che erano necessari al momento immediato, hanno causato quella che io, non so se si può usare il termine, chiamo la reazione dello struzzo. Dato che in realtà ti pagano il personale, fai un po' finta che vada tutto bene, e che quindi, perché il tuo conto economico, bene o male, sta ancora in piedi. Altro grosso errore, che spesso le aziende ragionano col conto economico invece che ragionare con la cassa. E invece, e quindi è proprio nei momenti critici come questo che la capacità di analizzare e di sfruttare i dati e di reagire conseguentemente sono la chiave, sia per sopravvivere alla crisi, ma soprattutto per uscirne e magari uscirne più forti, approfittando per sciogliere dei nodi organizzativi, magari nell'azienda o di strategia. In generale, quello che, come al solito, non si può fare è di generalizzare troppo, perché su alcuni temi, secondo me, l'industria ha reagito molto bene. Pensiamo, per esempio, ad alcune veloci riconversioni produttive, gli igienizzanti, i respiratori, le mascherine, o anche alla velocità nell'applicazione delle regole di distanziamento nell'industria. Per molte persone si sono sorprese, per me non è stata una sorpresa. Le aziende, le fabbriche soprattutto, sono abituate ad avere disciplina, ad avere delle regole sulla sicurezza, delle regole sull'inquinamento, e quindi il fatto che nelle fabbriche si potessero applicare le regole del distanziamento in modo coerente, senza creare focolai, non è stata assolutamente una sorpresa. E infatti siamo in tanti che pensiamo che si sarebbe potuto magari riaprire un pochino prima la produzione, in modo da rischiare di perdere un po' meno quote di mercato rispetto ai paesi che hanno riaperto prima. Il tema vero è chi è che ha reagito meglio. Ha reagito meglio chi aveva gli strumenti e i metodi, e facendo una similitudine col mondo sanitario o medico, si potrebbe dire che ha reagito meglio chi era abituato a farsi il check-up, era abituato a guardare i numeri, a ripensare la sua strategia, a analizzare i competitors con metodo e soprattutto senza pregiudizi, senza avere le idee fisse, ma ascoltando, come diceva prima Armando, i pareri differenti, le opinioni diverse, tenendo gli occhi aperti. Quindi chi abitualmente svolge dei check-up nelle proprie aziende, mettendo sotto la lente di ingrandimento tutto, cioè sia il business, le strategie, le proprie competenze, i propri prodotti, ha potuto correggere la rotta e reagire in un modo molto più veloce. Chi non aveva questa abitudine, automaticamente, chi non ha l'abitudine a usare i dati, ad analizzare, automaticamente vive di reazioni molto più di pancia, molto più di impulso, molto più su un singolo commento, e questo può essere molto pericoloso. È normale che in casi come questo i business abbiano delle traiettorie, delle velocità diverse, quindi noi leggiamo sempre sul giornale il PIL, ma in realtà ogni singolo business è diversissimo, e anche all'interno di ogni singolo business ogni prodotto e ogni area ha delle direzioni diverse. Cioè, abbiamo visto i food delivery, hanno reagito velocissimo, hanno messo in piedi una catena logistica incredibile. Abbiamo visto le dark chicken, abbiamo visto tutto un mondo che è partito velocissimo. Quello che si può dire, ed è quello che spero che verrà utilizzato, anche analizzato, per decidere dove mettere i soldi, è che il Covid è un acceleratore. Non è bello da dire, ma secondo me è un acceleratore di tendenze già in atto, come la prima di tutte la crescita dell'e-commerce, e quindi chi era pronto, chi già stava pensando alle accelerazioni, ai cambiamenti, e chi ha le competenze e gli approcci giusti, ovviamente si è trovato avvantaggiato. Chi non le aveva è un po' nei casini, come si dice.
Volevo chiederle, ma l'acceleratore nel senso, allora, dalle notizie che si hanno, almeno dalle proiezioni econometriche, pare che ci sia tutto un liberarsi di risorse, perché ci sono a livello mondiale un sacco di persone che mollano il primo mercato della borsa, non sanno dove mettere i soldi, stanno aspettando appunto dove il vaccino e dove andrà la politica. Quindi in questo senso intende che abbiamo dei soldi a disposizione che possono essere riallocati anche dal punto di vista industriale? E volevo chiedere un'altra cosa, perché poi farle un'altra domanda per poi ricollegarmi all'Antonietta Mira. Definitti, che è citatissimo nel libro, parla di imbecillità, no? Il culto dell'imbecillità della burocrazia. Noi siamo l'unico paese che durante il Covid, oltre ad aver visto un calo delle vendite, un calo del PIL, un crollo dei consumi, ha subito un innalzamento della soglia della burocrazia, siamo al 30% ormai. Quindi volevo chiedere quanto può influire anche la burocrazia nella ripartenza economica. Allora, i soldi, se ci arriveranno soldi anche dagli altri mercati, se qualcuno si fida, e capire se la burocrazia può essere un problema. Allora, i soldi vanno messi su ciò che ha sviluppo, cioè cercare continuare a mettere soldi su qualcosa che è moribondo o che è morto, dal mio punto di vista, ovviamente ragiono in termini di business, ha poco senso. È ovvio che tutto ciò che è investimenti in tecnologia, ma vera tecnologia, in e-commerce, in questi cambiamenti, perché le abitudini del consumatore stanno cambiando, tutti hanno scoperto che si può ordinare qualunque cosa con l'e-commerce, cambieranno il modo di andare nei negozi, cambierà il modo di viaggiare, e quindi l'investire sulle nuove tecnologie che servono a supportare questo tipo di business è fondamentale. L'imbecillità burocratica o comunque l'imbecillità è un costo enorme, lo sappiamo tutti, che l'Italia ha un problema di burocrazia gigantesca, basta vedere i tempi per pagare la cassa integrazione in Italia rispetto agli altri paesi europei. Noi ci abbiamo messo mesi e gli altri ci hanno messo una settimana. E questo vale anche su tutto ciò che è i permessi, il cambiamento e così via. Io aggiungo un tema che è quello delle competenze, cioè non vedo finora un grande investimento sulle competenze. Siamo il paese europeo che ha riaperto le scuole per ultimo, siamo quelli che le hanno tenute chiuse per più tempo, e il mondo futuro è un mondo di grandi competenze e per di più di competenze che cambiano in continuazione. Noi dobbiamo investire molto di più sulle competenze nei vari livelli, abituare le persone che bisogna studiare sempre, perché il mondo cambia, quindi anche a 60 anni dovrai studiare. E quindi di conseguenza investire sia sulle queste competenze che sulle aziende, le università e così via, che servono ad alimentare tutta questa catena. Basta guardare in borsa cosa è successo, chi ha investito in America sulle alte tecnologie, sull'intelligenza artificiale, oggi è decisamente più alto di dove era il 31 dicembre. Quindi quel filone sicuramente viene accelerato, il filone invece vecchio, morto, stantio, morirà definitivamente. Quindi l'importante è mettere le risorse sui temi giusti. La burocrazia ci ferma tutti, come sempre quando si parla di imbecillità ci ferma tutti, ma Cipolla è un maestro, lo sappiamo tutti, e quindi bisogna sempre stare attenti a evitare questo problema. Ecco, l'ingegner Fiocchi ha citato le leggi della stupidità umana, no? Allegro non troppo, un classico di Carlo Cipolla, economista, scritto direttamente in inglese, tra l'altro poi successivamente tradotto in italiano, quindi che tutti noi abbiamo letto, il nostro libro CV. E da qui vorrei partire, ritornando ad Antonietta Mira, e chiedere appunto, da donna dei due mondi, cioè che vive sia in Svizzera, con un piede in Svizzera e con l'altro in Italia, capire se il grido di allarme di Fiocchi ha un fondo di verità. Io credo di sì, e in Svizzera lì si investe sulle competenze, qua da noi il grosso problema rimane quello, soprattutto, ripeto, le competenze che siano in grado poi di spendere i soldi che ci dovranno arrivare. E su questo io, ripeto, continuo ad avere molti dubbi, non so se sei d'accordo con me, Antonio. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con Guglielmo. In Svizzera si investe molto sulle competenze, grazie anche a un sistema educativo che valorizza le competenze. C'è un sistema educativo duale, ci sono queste Fachhochschule, che sono le scuole professionalizzanti, un triennio dove veramente uno impara una professione. Era un po' nell'idea della riforma del 3 più 2, però alla fine non è andata proprio così.
e le competenze sono fondamentali per ripartire. Poi c'è anche tutto il discorso del mismatch fra competenze disponibili e che vengono formate dall'università e competenze che diventano necessarie nell'industria. Ma adesso i nuovi strumenti che la pandemia ci ha insegnato a padroneggiare, come questi attraverso cui siamo collegati, fanno sì che ormai le competenze le possiamo andare a pescare ovunque nel mondo. Cioè, se abbiamo bisogno di un bravo programmatore, abbiamo a disposizione, per esempio in India, dei ragazzi che sono dei bravissimi programmatori, per carità ci sono anche in Italia, ma adesso sappiamo che possiamo andarli a pescare anche nel resto del mondo. E in effetti alcune multinazionali hanno pensato bene di sfruttare questo fatto, che la pandemia ha accelerato, come diceva Guglielmo, e quindi hanno detto a tanti loro dipendenti: state pure a casa, non avete bisogno di venire a lavorare, trovare un alloggio nella Silicon Valley, dove peraltro sono carissimi, però se volete lavorare da casa vi paghiamo un po' di meno. E se abbiamo però a quel punto bisogno di competenze che in un certo paese costano troppo, magari non sono disponibili, abbiamo l'intero mondo per andarle a pescare. Per cui questi sono anche dei campanelli d'allarme a cui dobbiamo stare attenti per ripartire. La pandemia ha messo in luce anche alcune opportunità ed è bene vederle e valorizzarle. Le lezioni che ormai facciamo online, siamo abituati a fare online, sono un'opportunità, sono anche però mettono in luce anche tutta una serie di pericoli. E il pensiero critico, torniamo a questo, ci aiuta a vedere le opportunità e a vedere i pericoli, a pesarli e a ragionare con la nostra testa per capire cosa vogliamo, cosa riusciamo a trarre di buono e come uscire da questo momento così difficile. E volevo aggiungermi anche a una cosa che ha detto Furionsel, ma che poi è risuonata in queste conversazioni. I dati contano ma non raccontano. Questa non è una frase mia, è un filosofo sudcoreano, mi pronuncio solo sul cognome, Han. E proprio perché i dati contano ma non raccontano, c'è stato un fiorire di racconti e di interpretazioni di dati, più o meno solide dal punto di vista della statistica. E quindi ci sono state varie improvvisazioni e anche qui attenzione a con gli strumenti giusti, che sono proprio un po' quelli che vogliamo che i nostri lettori imparino. Pronto? Pronto? C'è un problema di collegamento. C'è un problema di collegamento. A padroneggiare. Ecco, ok, scusate che c'è stato un attimo un problema di collegamento. Prego Antonietta, ecco. Dove mi avete perso? Ecco, io mi sono perso sul probabilista coreano, però forse hai detto qualcos'altro dopo. La frase è: i dati contano ma non raccontano, esatto. E quindi c'è questo fiorire di racconti, quelli che si chiamano data storytelling, cioè si fanno parlare i dati, però a volte si dà parola ai dati senza usare gli strumenti giusti per leggerli. E quindi attenzione a queste letture su cui vogliamo mettere in guardia anche attraverso il nostro libro. Perfetto. Proprio velocissimi, chiedo a Armando Massarenti, parlando proprio di stupidità e quindi di capacità di recepire i cambiamenti o meno, io ricordo, dimmi se mi sbaglio, che anni fa proprio voi al Sole 24 Ore avevate acceso una polemica o una speranza sugli stati generali della cultura, parlando di, me lo sono segnato, capacità, quindi il pensiero critico, già allora si parlava di pensiero critico, c'eri anche tu in mezzo, razionalità riflessiva da applicare al giornalismo, formazione a rigore argomentativo, empatia, capacità di comprendere lo straniero e il diverso, buon uso delle emozioni, lettura approfondita dei testi letterari, pratica artistica, la bellezza.
Però come giornalista, io ti chiedo, ma credo che la domanda sia retorica, è cambiato qualcosa? Cioè noi siamo rimasti sempre i soliti cialtroni abborracciati come giornalisti, la media dei giornalisti, poi non è vero perché poi sono un sacco di giornalisti molto bravi e che riescono a scrivere perfettamente la realtà. Però insomma il vostro metodo non è poi stato applicato, se non forse nell'ANSA, Antonietta parlava prima delle notizie filtrate attraverso la blockchain, per cui esiste anche un algoritmo che gestisce direttamente il fact checking, ormai che viene utilizzato generale americani. Però credo che noi dovremmo farci un po' mea culpa, come giornalisti, e non sto parlando al filosofo della scienza. Sì. Ma guarda, io ti dico, quella proposta a cui tu fai riferimento era proprio frutto di una mia riflessione. Avevamo lanciato questo manifesto nel 2012 che si intitolava Niente cultura, niente sviluppo, nel preparare le applicazioni e le proposte concrete nel 2014 agli Stati Generali della Cultura, io ho elaborato questa idea del pensiero critico, come tu lo hai descritto molto bene. Ora, per quanto riguarda il giornalismo, c'è un problema enorme che, devo dire, in questo forse questa crisi della pandemia ha avuto un effetto acceleratore tipo quello di cui parlava prima Guglielmo. Cioè, noi abbiamo assistito per decenni a un giornalismo che in fondo se ne fregava un po' del rapporto tra conoscenza, parlo soprattutto degli aspetti poi scientifici o anche medici, le cure fantasiose alla Di Bella fino a poi a Stamina, alla Xylella, eccetera. Su questi temi qui mi ricollego alla blockchain. Perché è importante la blockchain? Perché il lavoro che io ho sempre fatto sul Sole 24 Ore della domenica era di bloccare sul nascere degli pseudo dibattiti su queste cose qua. E invece si sono fatti dei dibattiti secondo un principio di pluralismo, ma non come lo intendiamo noi nel libro, di ascoltare l'altra parte. Ascoltare l'altra parte, ma la parte però che ha delle opinioni consolidate, che ha delle opinioni basate su dei dati e su delle conoscenze scientifiche. Invece sono creati dei dibattiti dentro i quali lo pseudoscienziato valeva quanto lo scienziato. Ecco, questo è un tema delicato che il libro affronta, peraltro. E su questo, secondo me, qualche passo avanti è stato fatto, perché uno ci si rende conto che non è che bisogna chiedere agli scienziati la verità rivelata, no? Cioè, lì si chiede o la verità rivelata oppure si dice che non contano nulla. Avevamo anche fatto la proposta, a proposito della riforma del Senato, sempre all'interno di quel dibattito sugli Stati Generali della Cultura, del Senato delle competenze, appunto si parlava poco fa di competenze. Noi, in pieno clima di antipolitica, abbiamo detto: noi vogliamo un Senato che dica le cose come stanno, almeno su certi temi fondamentali. Non diamo l'impasto a dei dibattiti assurdi dove chiunque può dire la sua. Ecco, uno degli effetti di questa crisi della pandemia è stato che, insomma, gli anti-vax, i no-vax sono perlomeno, insomma, stati molto ridimensionati, non hanno più quel potere politico che hanno avuto per molto tempo. Quindi, insomma, qualcosa è cambiato, credo, anche nel giornalismo, almeno voglio essere ottimista, soprattutto poi il mio è un ottimismo della volontà, cioè voglio metterci di nuovo, come ho sempre fatto, come hanno fatto giornalisti come te, che hanno questa consapevolezza, e che magari vanno anche contro, come ho visto spesso fare nel tuo caso, contro magari il mainstream del proprio stesso giornale, no? Delle proprie... Ecco, questa è la cosa che uno deve fare con coraggio, e poi magari ne paga anche delle conseguenze, però in ogni caso è il valore della verità, delle competenze, della buona lettura dei dati. A proposito di competenze, le competenze che noi auspichiamo vengano formate nel libro sono le cosiddette competenze trasversali, quelle che servono sempre a chiunque, qualunque cittadino degno di questo nome deve avere quel tipo di competenze, poi le può approfondire, poi tra l'altro più le approfondisce più secondo me si diverte, più riesce ad avere in mano degli strumenti che davvero gli danno la sensazione di essere padrone del proprio mondo, della propria epoca. E in Italia purtroppo siamo molto indietro, non solo nel giornalismo. Ecco, la presentazione che fa il presidente dell'Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi, è impietosa da questo punto di vista, sia per quanto riguarda il giornalismo, sia per generare, diciamo, lo stato cognitivo del paese, ecco, senza voler scomodare Carlo Cipolla, che noi invece scomodiamo, spesso ci divertiamo a reinterpretarlo e a rilanciare il suo messaggio.
Ecco, però il paese purtroppo è in uno stato cognitivo non particolarmente brillante, vuoi per il tipo, per il sistema scolastico che non ha mai portato molto avanti questo tipo di competenze trasversali. Anche lì ci sono dei segnali positivi, ecco, non possiamo mai dire, non possiamo dire che intere categorie sono incapaci di vedere queste cose, anzi, secondo me in ogni categoria professionale, se noi prendiamo, fatte salve tutte le leggi di Cipolla, eccetera, eccetera, se c'è un certo numero di persone che invece potrebbe fare una rivoluzione, cioè una rivoluzione proprio delle competenze. Quindi ecco, è a questi che noi dobbiamo guardare. Lanciamo questo messaggio di speranza e facciamolo nostro. Io chiuderei con, ma proprio abbiamo pochi minuti, ma chiuderei col professor Onsel, e appunto parlando di competenze, di politica, insomma di realtà sociale, siamo alla vigilia di una consultazione, non diamo nessun dato per carità, perché sennò ci ammanettano, però volevo capire se valgono ancora le statistiche. Ecco, sul fatto che ci ammanettino anche quello non è chiaro, perché No, vede che ma silenzio. quella è l'unica cosa, perché c'è una legge che purtroppo noi No, giornalisti ma dobbiamo non sul rispettare. digitale. Guardi che È molto vero, spesso ha viene ragione. violata proprio dal digitale. Infatti noi riceveremo tantissimi messaggi che ci inviteranno a votare da una parte e dall'altra e non Ha ragione. incapperanno. Quindi molti la Certo. sfruttano. Molti lo sfruttano, quindi si vede come in realtà il codice. Comunque, scusi, la sua domanda No, no, qual no, è? no, no, è giusto, no, appunto, voglio dire, già in parte mi ha risposto, ma volevo capire se conta ancora la statistica e che parlavamo di derivata prima, no? Noi nel nero, come dire. Appunto, ma guardi, io adesso mi lasci toccare questo tema sul risparmio che ci sarà se vince il sì, no, a prescindere se uno vota sì o no, che questo per correttezza non lo diciamo, però Certo. il dato sul quale moltissimo si è discusso e non lo sappiamo. Cioè nessuno, diciamo, lo sa, o se io ho sentito un margine di oscillazione, diciamo, tra una tesi e l'altra, nessuno, non abbiamo nessuno che ce lo possa dire, nemmeno la Corte dei Conti. Non sarebbe stato male se la Corte dei Conti avesse detto, diciamo, qual era, no? Molti forse avrebbero potuto anche, diciamo, avere un aspetto, diciamo, più informato. Per il resto, appunto, quello che conta poi in realtà è come si è detto, la derivata prima, l'incremento. No? Cioè, paradossalmente, vince le elezioni davvero il peso, diciamo, politico ce l'ha chi ha avuto il maggior aumento molto spesso, mentre pesa tantissimo la regressione, no? Cosa che forse per certi versi uno immaginerebbe dovesse essere diverso, dovesse essere il peso dei dati. Ma invece, appunto, vedere le cose in termini di flussi è quello che poi condiziona di più. Quindi noi siamo in effetti in una situazione di grande influenza da parte di quelli che sono gli influencers e io credo, diciamo, che qualunque contributo come questo che è stato fatto appunto, beh, che fa Statistical, no? Mi ricordo una volta sono stato da loro quando ancora si poteva, diciamo, frequentare, c'era un labirinto dove riuscivi a uscire soltanto se sapevi rispondere a un certo numero di domande assolutamente, diciamo, elementari di alfabetizzazione statistica. Ebbene, guardi, devo dire che quando ne sono uscito mi sono sentito veramente soddisfatto perché mi hanno spiazzato anche me in varie occasioni. Quindi credo che c'è bisogno di alfabetizzazione statistica, di alfabetizzazione matematica, di alfabetizzazione come c'è, diciamo, alfabetizzazione informatica. Credo che questo vada fatto in tutti i settori. Ecco, Grazie a voi. direi che Grazie a possiamo voi. concludere al lavoro del festival, che è pregevole, ma anche Furio ha fatto tanto per la divulgazione, sui temi matematici, e anche questo è giusto riconoscerlo. Sì, Grazie. no, giusto, giusto. E fa parte del vaccino per ripartire, no? Ci Allora battiamo ricordiamo. tutti, è uno sforzo globale, come per Uno il sforzo. vaccino vero. E in effetti tra gli aspetti positivi di questa pandemia c'è stata questa collaborazione della ricerca scientifica, scienziati che da una parte all'altra del mondo si condividono dati, condividono modelli, condividono ipotesi e risultati. È incredibile. Scusami, Antonietta, lasciami solo farti una domanda che mi ero riservato proprio sulla pandemia dei dati. Facendo un semplice ragionamento, affinché diminuisca la mortalità di questo Covid, devono aumentare i contagi, vero? Sì, in un certo senso sì, perché Ecco, questo è un problema dei dati che abbiamo è sì. che È sottostimano il un po' un numero dei contagi. paradosso.
Sì, i dati sottostimando il numero dei contagi fanno sì che la mortalità sia sovrastimata, perché la mortalità ha il denominatore e il numero dei contagi, quindi se il denominatore è sottostimato la mortalità sale. Ma io infatti ho sempre pensato che il contagio, no, adesso diciamo ha tutta questa connotazione negativa, ma in realtà si possono contagiare anche delle buone idee. Assolutamente, infatti noi speriamo che il nostro vaccino diventi virale e che venga sparso non solo fra i lettori ma dai lettori a loro volta Potremmo aprire un dibattito letterario a partire da Camus e da passando a Manzoni, questo è un altro paio di maniche, è un'altra storia. Ringrazio tutti, ecco il vaccino, la pandemia dei dati, ecco il vaccino Mondadori l'università e che è il libro di Armando Massarenti e Antonietta Mira. Ringrazio Massarenti Mira, Guglielmo Fiocchi e Furio Onsel della partecipazione e del pregiato contributo a Statisticall. Grazie e buon proseguimento per la conduzione della discussione. Grazie a tutti. E grazie a tutti gli amici e i colleghi. Senz'altro, grazie a tutti.